noi abbiamo adottato innanzitutto una politica di spending review, vi ricordate l'aveva pensata Padoa-Schioppa, si tratta di non dare per scontato che le voci di impegno del bilancio siano tutte quante necessarie, su molte si può intervenire, si può ridurre, si può fare efficienza nella gestione, io credo che sia giusto che gli enti locali e anche le regioni partecipino ad uno sforzo positivo. Bisogna ridurre i costi della politica, noi abbiamo cominciato dall'anno scorso e lo rifaremo presto in Consiglio regionale con l'approvazione della finanziaria, ma ci sono tre punti fondamentali. La sanità, che non possiamo ulteriormente ridurre perché rischia davvero di mettere in difficoltà i cittadini su un punto importante come quello della salute. Il trasporto pubblico locale che prima rammentavo e poi la possibilità di riprendere investimenti. Penso che su questo punto il governo deve fare di più, il patto di stabilità è ancora troppo una camicia di forza, c'è qualche spiraglio sul fatto che viene allocato 1 miliardo per attenuare il patto di stabilità, ma questo non basta ancora. E poi il mio timore è il seguente, se non ci saranno politiche europee che mettono al riparo i debiti pubblici, si rischia che i nostri sacrifici siano presto rimangiati nuovamente dalla speculazione. Quindi il ruolo della Banca Europea, l'intervento per salvare gli Stati da tassi di interesse troppo alti che se crescono finiranno per rimangiarsi anche risparmi. E dall'altra politiche di crescita che sono indispensabili, perché se ci sarà recessione, quello che stiamo chiedendo ai cittadini nuovamente non basterà per pagare il debito pubblico. Io mi auguro che partiti che stanno discutendo su questo riescano a portare a casa dei punti importanti, ma intanto devo dire che è cambiato il clima dei rapporti tra le regioni e il governo nazionale e speriamo che nella prossima settimana possa migliorare ancora.